Grazie di essere qui in questo giorno di dolore e di grande amarezza da parte di tutte e tutti noi. I fatti sono ancora abbastanza nebulosi nella loro ricostruzione. Nella nottata, come sapete, una chiamata alla nostra centrale operativa, la Guardia Costiera, ha messo in moto il meccanismo di soccorsi a circa 70 miglia dalla Libia, circa 112 miglia da Malta, 130 poco più miglia dalla Lampedusa. E in questo riferimento, in questa operazione, da subito si è mosso un mercantile battente bandiera portoghese, King Jacob, che già aveva effettuato 4 interventi di salvataggio, immediatamente seguito da molti mezzi italiani, da alcuni mezzi di altri paesi, a partire da un mercantile maltese. Permettetemi di ringraziare le 18 navi che si sono impegnate da subito. Di queste 7 sono militari italiane, 3 della Marina Militare, 2 della Guardia di Costiera, 2 della Guardia di Finanza, 2 della Guardia Costiera Maltese, 5 motopescherecci italiani e 4 mercantili stranieri. A questi immediatamente hanno portato il loro aiuto 3 elicotteri della Marina, che sono arrivati davvero molto velocemente, che hanno aiutato nel salvataggio di un ferito dalla motovedetta a terra, un elicottero della Finanza e un aereo della Capitaneria di Porto. Lo dico perché i 28 sopravvissuti, questo è il numero al momento che possiamo confermare, e i 24, ahimè, cadaveri che abbiamo rinvenuto sono stati recuperati da questo ingente spiegamento di forze. Noi non siamo nelle condizioni di verificare o confermare i numeri che sono usciti in queste ore, che sono numeri davvero drammatici, anche se, come è noto, è sempre un dramma quando anche una sola persona perde la vita. Non vorrei adesso far passare il messaggio di una classifica o una statistica. Qui si tratta di vite umane, di persone che hanno perso tutto, e mi viene voglia di dire che l'Italia, la Repubblica Italiana, innanzitutto porge il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime. Non sono dei numeri, non sono dei migranti, sono delle donne e degli uomini che hanno una storia, delle consuetudini, delle famiglie che magari ancora non sanno che cosa è accaduto, ma che sentano il cordoglio e la commozione di questo nostro paese, che è un paese straordinario. Permettetemi di dire grazie alle persone che sono qui in rappresentanza delle loro donne e dei loro uomini, perché il lavoro che sta facendo l'Italia, talvolta in una condizione di quasi solitudine, talvolta in compagnia di altre realtà internazionali, è un lavoro oggettivamente straordinario. E trovo davvero inconcepibili le polemiche che in queste ore una piccola parte della politica italiana sta rivolgendo, proprio mentre le donne e gli uomini che stanno salvando vite umane, che si preoccupano di capire se ci sono dei bambini su quel barcone, che si preoccupano di capire se possiamo riuscire a salvare altre persone, proprio mentre accade questo, mentre la parte migliore dell'Italia sta salvando le vite umane, trovo davvero inqualificabile le polemiche demagogiche di una parte della politica. L'Italia è il paese che sta in queste ore collaborando con grande convinzione per salvare quante più vite umane possibile. Lo fa innanzitutto in uno strettissimo rapporto con le autorità maltesi. Permettetemi di ringraziare di cuore l'amico e collega Joseph Muscat, ci siamo sentiti più volte oggi, ci vedremo domani, verrà qui lui per fare un punto della situazione insieme.
Joseph mi ha comunicato la disponibilità del governo di Malta ad accogliere la motovedetta della Guardia Costiera che in questo momento ha a bordo i 24 cadaveri che sono stati rinvenuti. Quindi nelle prossime ore questa motovedetta arriverà a Malta. Nelle prossime ore noi pensiamo che il lavoro che il Ministro degli Esteri Gentiloni porterà alla riunione di domani debba essere un lavoro molto intenso, chiaro, forte e sarà sulla stessa linea di quello che presenterà il Ministro Alfano se, come sembra possibile, nella settimana, nelle prossime ore sarà convocato anche il Consiglio dei Ministri degli Interni, non soltanto dei Ministri degli Esteri. L'Italia chiede che si svolga il prima possibile un Consiglio europeo straordinario, perché non è pensabile che di fronte alle tragedie come quelle che stiamo vivendo non vi sia quello stesso sentimento di vicinanza, di solidarietà e di condivisione che l'Europa ha mostrato in altre vicende. E naturalmente chiediamo un Consiglio europeo straordinario perché sappiamo che questo è il momento dell'emozione ma anche della ragionevolezza. Questa vicenda non nasce dall'assenza di soccorsi, né si può immaginare di dire ah se ci fosse stato Mare Nostrum. Questa è un'operazione in cui il soccorso arriva tempestivo ed è un'operazione che è al di fuori del tratto originariamente previsto da Mare Nostrum. Quindi è un'operazione che si svolge con grande professionalità da parte di chi è intervenuto, ma pone drammaticamente il vero problema che noi abbiamo di fronte, e cioè che esiste una piaga in questo momento nella storia del nostro continente e del nostro Mediterraneo, che è lo schiavismo del XXI secolo, che sono i trafficanti di uomini, sono i nuovi schiavisti. L'Italia ne ha arrestati 976. Dall'inizio delle operazioni il nostro paese ospita nelle patrie galere 976 persone che sono state arrestate, sono state ovviamente individuate e molti di questi processati e condannati. Chiediamo di non essere lasciati soli, non tanto nell'emergenza in mare, perché è naturale ed è drammatico che in caso di tragedie di questo genere il mare sia una brutta bestia. La nostra questione, che è una questione politica con la P maiuscola, è di dignità dell'uomo, oltre che di sicurezza delle nazioni, che è quella di bloccare il traffico di esseri umani. I nuovi schiavisti non possono pensare che l'Europa consideri questo problema come un problema di serie B rispetto ad altre questioni che affollano la nostra agenda. Combattere facendo tutto ciò che sarà necessario, una visione burocratizzante per il quale questo problema è un problema di serie B, è nostro compito e nostra priorità. Nel Consiglio europeo porremo con grande convinzione questo tema, su cui ho registrato un pieno consenso e una totale condivisione con il Presidente degli Stati Uniti nel corso del nostro colloquio. È un tema che va oltre la situazione in Libia e la situazione in Africa, ma che induce tutti, e su questo termino, a evitare gli aspetti demagogici, almeno laddove ci sono decine, forse centinaia di persone decedute. Di fronte a queste morti, per rispetto a queste morti, si guardi la realtà com'è, non banalizzandola in un vuoto e generico scontro ideologico e politico. Siamo in presenza di una grande pressione internazionale sull'Africa, di una grande tensione in Libia, di una complicata gestione in Libia affidata in questo momento all'Organizzazione delle Nazioni Unite, a cui rinnoviamo tutto il nostro supporto, unito alla richiesta di fare presto e di prendere atto dello stato dell'arte, ma siamo in presenza di un fenomeno, quello del nuovo schiavismo, che è un fenomeno che interpella il cuore delle persone.
queste nostre sorelle e fratelli morti nel Mar Mediterraneo non si salvano con i controlli delle navi soltanto, si salvano non facendoli partire, non lasciandoli alla mercé dei criminali quali sono i trafficanti di uomini. E da questo punto di vista, pur continuando noi costantemente a impegnarci perché davvero chi salva una vita salva il mondo intero, come dice il Talmud, contemporaneamente pensiamo che il tema della lotta contro il traffico di uomini debba smettere di essere una priorità solo italiana o maltese. Le conversazioni telefoniche che ho avuto con i colleghi e leader europei, a partire da François Hollande, da Angela Merkel, nelle prossime ore sarò in contatto con Tusk, con Cameron, con la matrice Jean-Claude Juncker e con tutti gli altri colleghi e amici, vanno esattamente in questa direzione. Se ci sono delle domande le prendiamo volentieri, se no vi lasciamo al vostro lavoro. Per rispetto alla situazione eviterei di entrare nelle tecnicalità. Il punto centrale è che il blocco navale va capito come viene fatto, perché il blocco navale può paradossalmente portare a, in alcuni casi, a fare persino un favore agli scafisti, perché se tu fai il blocco navale in un determinato modo, sostanzialmente sei costretto a prendere le barche e soprattutto i passeggeri, è come se tu consentissi e legittimassi una sorta di servizio taxi agli scafisti. Quindi altro è il tema dei cosiddetti respingimenti, cioè quello di dire noi non vi facciamo uscire, ma i respingimenti sono, in stante la vigente disciplina internazionale, impossibile, in particolar modo impossibile in Libia, dove abbiamo la situazione che conosciamo. Ricordiamoci sempre che il 91% degli immigrati che arrivano in Italia viene dalla Libia e che quindi il tema della risoluzione del problema libico è assolutamente prioritario. Però, rispondendo alla sua domanda, noi siamo pronti a fare, come le ho detto, tutto ciò che è necessario perché questi non partano. L'idea di un coinvolgimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di un coinvolgimento di alcuni delle istituzioni europee è senz'altro, sono senz'altro ipotesi che sono sul tavolo. Ma le ripeto, se dovessimo organizzare oggi un blocco navale in acque internazionali, dovremmo sostanzialmente farci carico noi e quindi legittimeremmo il servizio taxi. Se facessimo invece un intervento in più, si pone il problema di come dialogare con il governo libico, di quale è l'istituzione libica con tutti i problemi che l'Organizzazione delle Nazioni Unite non hanno ancora risolto e di tutta una serie di questioni, di dettagli tecnici, che però sono politici e diplomatici, sui quali mi permetterà di non rispondere nel momento in cui ancora queste realtà stanno facendo le operazioni di difesa e di intervento. Ci sono altre domande? Prego. Lei sa che il Consiglio europeo lo convoca Tusk, quindi non Juncker. Siamo in contatto, ovviamente il punto centrale del lavoro del Ministro degli Affari Esteri soprattutto, e se sarà confermato del Ministro dell'Interno, è quello di riuscire a far sì che il Consiglio europeo si faccia, certo come valore simbolico, ma anche con delle risultanze pratiche. Quindi stiamo lavorando a che da qui a giovedì si possa arrivare, giovedì, venerdì, entro la settimana comunque, a svolgere questo appuntamento. Ed è, credo, una priorità che la politica europea deve avere. Non stiamo parlando di questioni banali, stiamo parlando della difesa della dignità dell'uomo nel momento in cui combattiamo i trafficanti di uomini. E lo ripeto, non è mettendo 10 navi in più o in meno, perché in questo caso, l'incidente è avvenuto
non in assenza di una nave di soccorso, ma in presenza di una nave che stava soccorrendo i migranti. Questo deve essere molto chiaro. Non c'è stata una assenza che ha causato il disastro. E questo naturalmente dimostra una volta di più che se vuoi rimuovere il male alla radice devi intervenire in modo diverso, ovviamente fermo restando il lavoro straordinario anche in queste ore. L'ultima domanda? Mi pare di averle già risposto rispetto al tema del blocco navale, non interverrei oltre. Il tema di Mare Nostrum è naturalmente il tema di cui abbiamo già discusso in tutti questi mesi. Qui esiste un'operazione che è l'operazione guidata da Frontex, Tritone, ma non è che con l'operazione Mare Nostrum nella vicenda di oggi sarebbe cambiato qualcosa. Questo deve essere chiaro. C'era una nave accanto al peschereccio che stava, che poi si è inabissato. È molto importante questo. Cioè, quella nave c'era. Quindi chi oggi dice, ah, se ci fosse stato Mare Nostrum sarebbe cambiato qualcosa, dice una cosa che non sta né in cielo né in terra. Mare Nostrum ha un senso come operazione tampone, provvisoria. Ma se noi non riusciamo a rimuovere alla radice il problema in Libia, non riusciremo mai a dare una risposta a questo drammatico problema. E soprattutto non vorrei che partisse adesso un gioco in cui l'obiettivo è quello di una discussione interna alla politica italiana, che naturalmente ci sarà come sempre. Qui c'è un dramma, e cioè ci sono migliaia di persone che vengono salvate e centinaia che non riusciamo a salvare, che sono vittime di una struttura a delinquere chiara. Qualcuno di voi l'ha anche mostrata in alcuni reportage. Si paga lo scafista, o meglio, si paga l'organizzazione criminale, si ammassano donne e uomini in una spiaggia, si parte, ed è normale scappare da luoghi dove ti tagliano la testa, perché questo spieghiamolo a chi fa polemica su certe questioni. Chi viene via dalla guerra, dalla fame o da luoghi dove ti tagliano la testa non si ferma di fronte a un lancio di agenzia di un europarlamentare italiano. Stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando di drammi, non stiamo parlando di piccole polemiche di parte. Ecco perché è fondamentale che ci sia un intervento che sia un intervento strutturato e strutturale. Quindi confermo che nel Consiglio europeo che si terrà e in tutte le sedi l'Italia farà la propria parte perché questo tema sia affrontato per il giusto verso, che è quello della lotta contro il traffico degli esseri umani. Vorrei chiudere con una considerazione, di nuovo esprimendo gratitudine a chi quotidianamente lavora per salvare le vite umane, ma anche prendendo un impegno. Questa è una tragedia europea, i soccorsi sono italiani, sono maltesi, questa è una tragedia europea, è una tragedia del Mediterraneo, è una tragedia i cui contorni ancora non sono chiari. Noi vogliamo fare di tutto perché, come atto di rispetto verso ciò che è accaduto, l'Italia però faccia la propria parte anche facendo qualcosa in più. Quando questa vicenda sarà terminata, noi vogliamo andare a verificare davvero e cercare di recuperare quel relitto. Perché dobbiamo smettere di pensare che siano morti soltanto dei numerini. Sono morte delle persone. E l'idea di dignità dell'uomo che il nostro paese ha, nella sua civiltà, nella sua arte, nella sua cultura, nel suo valore, nel suo coraggio, nella sua generosità, è un valore che per noi è un valore non negoziabile. Per cui l'Italia farà la sua parte anche in questo. Continueremo a farla per salvare le vite umane, continueremo a farla perché la politica europea prenda di petto il problema dello stop al traffico di esseri umani, ma lo faremo anche
per tentare di dare, se saranno confermate le notizie che sono girate in queste ore, una degna sepoltura a chi ha perso la vita in questo momento, e permettetemi di dire che tutti i nostri sforzi sono per andare a individuare lo scafista che ha condotto la nave. Noi pensiamo che assicurarlo alla giustizia sia uno degli elementi che non cambia il senso di questa strage, ma che ci sembra un atto doveroso. 976 persone sono in Italia in carcere perché le abbiamo prese e le abbiamo assicurate come trafficanti di esseri umani. L'Italia è il paese che ha, da questo punto di vista, una credibilità e una coerenza fortissima. Non basta, naturalmente. Ci piacerà se, dopo il Consiglio europeo e dopo tutti i vari eventi che svolgeremo in questa settimana, accanto a Malta, accanto all'Italia, accanto alla solidarietà di queste ore, ci sarà l'intera comunità europea e internazionale. Grazie e buon lavoro.